Insomma, eh? Questi social, questi telefonini, questi computer, queste telecamere che riprendono un pochino tutto, eh? Dai, diciamo che ragazzi se ne passano tanti, di video sotto gli occhi, alcuni ci fanno impressione, alcuni no, però questo che vi sto per far vedere e di cui parleremo mi ha fatto male. E mi ha fatto tanto riflettere. Ed è per questo che vi faccio vedere questo video, per darvi poi un mio punto di vista e sensibilizzare il tutto. And there's Luca Colberi watching at the side of the road. What's he doing? What is Luca Colberi playing at? Oh, Luca Colberi, what on earth is he doing? I'm sorry, that is absolutely unacceptable. As Kramers makes the move on Bas Lammers, Luca Colberi makes himself public enemy number one. Luca! Del KZ World Championship, essendo un evento internazionale mondiale, tutte le rassegne stampa italiane, inglese, capite, no? Mondiale, hanno parlato di un avvenimento, di qualcosa che è successo che mi ha fatto veramente rabbrividire. Quello che vi ho fatto vedere, il pilota italiano Luca Corberi che cerca di prendere in pista con un pezzo staccato dal suo kart per prendere Ippolito, con il quale ha avuto un contatto presumibilmente in curva 1. Comunque nel corso del primo giro, un contatto abbastanza rude perché in quella pista di Lonato, Italia, fantastica come pista conosciuta a livello internazionale, non a caso il KZ ci ha corso per un evento, un campionato mondiale. Insomma, tutto ciò è avvenuto in Italia tra piloti italiani sotto gli occhi di persone che guardavano e delle telecamere. Io sinceramente pensavo che la cosa fosse finita lì, no? Già era stato abbastanza grave il fatto di mettere un pezzo abbastanza grande, comunque prenderlo dal proprio kart, buttarlo in mezzo alla pista con l'intento di andare a prendere chissà che cosa, gambe, testa, corpo del proprio rivale, ma la cosa non è finita lì. Alla fine della corsa, quindi dopo 20 minuti circa, il pilota con la tuta ed il kart, Tony Kart, quindi Luca, ha proprio caricato a suon di spear, come nel wrestling, Ippolito. E si sono menati, si sono picchiati a fine gara, dove c'era il parco chiuso, diciamo, dei kart, con tutti i kart parcheggiati e con alcuni piloti che si stavano togliendo il casco. Come se non bastasse, come se servisse, è arrivato un uomo più grande che ha assalito a sua volta Ippolito. Poco dopo mi è giunta notizia, perché mi sono informato, che quell'uomo era il proprietario del kartodromo. Il problema è che era anche il padre di Luca Corberi, quindi il signor Corberi. E lì ho capito subito il perché nessuno gli ha detto niente quando ha scaraventato un pezzo di kart in mezzo alla pista. I marshal probabilmente sanno che Luca si stava giocando il campionato ed era il figlio, chiaramente, del proprietario del kartodromo, e dunque non hanno fatto nulla, non sono intervenuti. Infatti lui tranquillamente ha preso, ha fatto il giro anche del kartodromo ed è andato verso i box. Ora, sotto banco, si sa, succedono sempre un sacco di cose. Mi sono informato anche su questo, mi hanno informato anche su questo perché chiaramente ho espresso la mia su Instagram, quindi sui social, e 99,9% di persone davano contro questo ragazzo, Luca, il 23enne, nemmeno comunque un giovanotto, un 23enne, ha solo un anno in meno di me, per farvi un esempio, per dirvi qualcosa che magari non sapevate riguardo me. Alcuni mi hanno detto: sì, però è stato colpito in curva 1 ad una velocità abbastanza folle e si stavano scannando in pista. E altri mi hanno detto che succedono ancora cose peggiori in questi mondi.
Ed io sotto sotto lo sapevo, capivo perché ho avuto una cosa simile, un battibecco con il proprietario delle vetture che guidavo. Quindi era un campionato Formula Predator che veniva costruito da questo tale che poi in una gara mi ha buttato fuori. Inizialmente mi ha detto che era colpa sua e che quindi non mi dovevo preoccupare per i danni o roba del genere. A un certo punto le cose erano cambiate, lui non mi voleva più dare ragione, diceva che era colpa mia e che le macchine le costruiva lui e quindi se volevo correre di nuovo avrei dovuto pagare comunque i danni. Cosa che ci sta, voglio dire, se non fosse che era un signore di mezza età, correva insieme a noi e correre, buttare fuori qualcuno, assumersi la colpa di aver buttato un pilota che guida una macchina che hai creato tu e poi volere i soldi, insomma, è un buon investimento, che dite? Ma lasciamo da parte questo. Siamo in un campionato mondiale e le cose comunque sotto banco succedono, le cose brutte, le cose veramente da dire con termini non proprio simpatici per YouTube, accadono e tanto, molto spesso. Team che manomette un altro team, team che scambia le gomme con un altro, ragazzi, cose veramente assurde. Ma questo che ha fatto il giro del mondo, dai, dai, come può venire in mente di prendere un pezzo di carta e buttarlo in mezzo alla pista con i kart, che quei kart viaggiano a 110-120 km/h, in un punto veloce poi tra l'altro del tracciato, e come puoi pensare di farla franca? E in realtà, perché io il video lo sto facendo il giorno stesso, la sera stessa dell'accaduto, quindi del fattaccio di domenica. Quindi domenica, se non vado errato, 4 ottobre, oggi è il 5. Da quello che si sa, da quello che si è venuto a sapere riguardo eventuali penalità, Luca Corberi è stato penalizzato con una squalifica. Squalifica da una gara, che era una gara unica, quindi squalifica dal mondiale. Stessa cosa però è accaduta a Ippolito, che a quanto pare è stato sanzionato con una squalifica per aver reagito alle botte che gli stava dando nel regime di parco chiuso, comunque chiamavano parco chiuso comunque nel fine gara, post gara, quando Luca lo ha caricato pesantemente con tanto di papà che è andato contro Ippolito. Ora, a me sono giunte queste voci, mi sono confrontato con tante persone, mi hanno detto proprio che è stato quello il motivo per cui l'hanno squalificato e non per il contatto che ha messo poi fuori gioco Luca durante il corso del primo giro. Fatemi dire solo un'altra cosa riguardo ciò: se fosse stato penalizzato per il contatto del primo giro, ok, non abbiamo visto le dinamiche, nessuno è riuscito a prendere lo spezzone del contatto, non ho visto da nessuna parte il presunto contatto che c'è stato, probabilmente c'è stato o il giro in cui loro si sono scannati e quindi non possiamo dire nulla. Ma se è stato penalizzato e squalificato, quindi per un contatto vuol dire che il contatto è stato molto grave. E quindi ci sta la rabbia, ci sta, ok? Ma se invece è stato davvero squalificato, come dicono, per aver reagito ad una persona che ti sta dando calci e pugni, che ti carica, che ti fa dare veramente una botta clamorosa verso l'asfalto, verso la terra, comunque che l'asfalto fa male, poi tra l'altro, io non ho parole, io davvero spero che non sia quello il motivo, perché altrimenti dove cavolo siamo? Quando ho detto ci sta che una persona si incazzi perché viene buttato fuori, è la sacrosanta verità. A chi è che piace essere buttato fuori da una gara dove ci hai messo tanto impegno, ti sei preparato veramente tantissimo, ore ed ore, che sia simulatore, che sia ovviamente vita reale perché si rischia la vita, quindi parliamo di vita reale, restiamo nella vita reale, e poi tutto viene vanificato con un contatto dove probabilmente non è nemmeno colpa e ti senti tutto cadere addosso. E quello che ti viene più da fare è davvero voler dire qualcosa al tuo avversario, aspettando che magari la gara finisca, però. Ci sono degli esempi, ve ne prendo uno. Verstappen Ricciardo, quindi categoria massima, vi sto parlando della classe regina dei motori, la Formula 1, ruote scoperte, non c'è niente di meglio, lo sapete anche voi, della Formula 1. Ecco, Verstappen va a toccare Ricciardo in quel di Budapest, non mi ricordo se 2017 o 2018, comunque sia, Ricciardo aspetta il giro successivo, sempre nella zona dove c'è stato l'incidente, per mandare a fare in culo,
scusate, l'ho detto, culo, Verstappen. Bene, quella è una relazione sacrosanta, quella è una relazione che tutti fanno, come oltre al dito medio anche applaudire il tuo avversario, ovviamente in modo abbastanza sarcastico e ironico. Quello ci sta, sono sfottò, sono cose che fanno innervosire e mettere tanto in sotto pressione l'avversario. Però poi le cose finiscono lì, non è che si va alle botte come 30 anni fa succedeva anche in Formula 1. In 30 anni le cose sono cambiate perché le pene sono state esemplari. Quindi non sto nemmeno a dire se quello che ha fatto Luca è giusto o sbagliato. Non c'è nemmeno da pensarci su. A 23 anni non è un ragazzino, non è un bambino di 10 anni, un bambino di 6 anni che sta sui kart la prima volta, non capisce che succede, prende e gli parte l'embolo, tipo. Non è un bambino, è un ragazzo che è capace, cosciente. Quindi questo fa veramente riflettere. Inoltre, ciò che fa ancora più, perdonatemi la parola, ma incazzare, è vedere un padre che reagisce a quello che ha fatto il figlio con aiutare il figlio nel picchiare l'altro ragazzo. Non dare due sberle o comunque fare una ramanzina bella, bella, bella pesante per quello che ha fatto con un pezzo di kart. E non vi sto a dire cosa ha fatto di nuovo perché ho detto 40 volte durante l'inizio del video. Però ragazzi, io sono qui per sensibilizzare, per dire che quello che ha fatto Luca è stato sbagliato, tutti lo sanno, e ho anche un discreto pubblico, un po' di persone che mi seguono e sanno quanto io sia una persona sportiva, che naturalmente, come tutti, quando si tratta di fare cose agonistiche di livelli piuttosto importanti, all'inizio se la prende, all'inizio magari può anche mandare a quel paese qualcuno, però poi realizzi che non si deve fare, o comunque riesci davvero in poco tempo a sdrammatizzare o comunque poter riflettere. Ma questo riescono a farlo praticamente tutti. Io non ricordo onestamente di gesti simili, tra l'altro in un campionato che era seguito, perché è seguito un campionato del genere, ragazzi. Non è un campionato di nicchia. I kart comunque, intanto per essere lì, spendi una barca di soldi, una roba inimmaginabile. Ti potresti fare benissimo una stagione in Formula Predator, che ho detto prima, che però non ti porta da nessuna parte essenzialmente, se non il piacere di guidare. Però i kart, ragazzi, sono costosi, ci sono degli sponsor importanti dietro. E mi fai questa figura? Cazzo. Io sono sicuro che in questo video nessuno darà ragione a Luca per quello che ha fatto, e che tutti daranno contro a questo ragazzo. Non solo al ragazzo, probabilmente anche a quello che gli hanno insegnato, ovvero picchiare qualcuno. Perché dopo 20 minuti tu hai premeditato e hai fatto, hai agito, hai effettivamente preso, caricato un ragazzo, e tuo papà ti ha alimentato ancora più rabbia, probabilmente, perché anche lui si è mosso. Questo è grave. È grave perché è un italiano, quindi noi italiani chiaramente non siamo molto contenti, no? Ovviamente ci dissociamo tutti. Però non è una cosa bella vedere un italiano in Italia, in una pista famosissima, che fa questo. In più, pensare che questa pista è del proprietario che è entrato nel giro di questa maleducazione generale, ecco, di questa gravità, questa assurda situazione che è veramente molto grave. Ragazzi, potrebbero esserci veramente gli estremi per far chiudere il kartodromo, per far cambiare il proprietario, comunque per... Ragazzi, qua si rischia, e si dovrebbe rischiare, di perdere una carriera, comunque. Sui kart puoi anche continuare fino ai 30 anni, non è un problema. Ho degli amici che fanno dei campionati veramente di alto livello, che hanno 28-29 anni. Se si vuole rimanere nei kart, si può fare, si può fare carriera anche nei kart. Ma adesso, cari miei, che cosa farà questo ragazzo? Che cosa succederà a lui? Era giusto parlarne. Mi dispiace, ovviamente, perché è una cosa che non vorresti mai né vedere e né dire a qualcuno. Però si tratta di informazione. Io non voglio che succeda una cosa del genere, quindi diciamo che più persone riescono a vedere questo video e meglio mi sento io, perché io cerco e sto sentendo di mandare un messaggio positivo verso tutti voi. Spero che si faccia un esame di coscienza e che capisca effettivamente di aver commesso un grandissimo errore. La parte più brutta è stata proprio quella di lanciare un pezzo di kart. Per fortuna non ha preso il polito, ha preso un altro kart, ma proprio
il mezzo, non le gambe o il corpo comunque dell'altro pilota. Bene ragazzuoli, qua è tutto, spero che questo video vi sia servito, non dico piaciuto perché non può piacere un argomento del genere, e niente, vi lascio anche questo sfondo inedito di Mantova, dove vengo dai miei per fare qualche fine settimana insieme dopo una settimana intera di lavoro su YouTube, Twitch, lezioni e Ferrari. Sì, soprattutto Ferrari, suppongo. Sì, perché è un lavoro pesante, sì, ma bello. Ciao!